giocatore Angelino. E Cremona che mette la testa avanti. Vediamo se questa testa rimane avanti. Così non è, perché da 8 metri Mark Lyons cerca di rimontare su Aldridge, poi su Crawford, su Saunders, cade Saunders, alza la parabola, sbaglia, ma c'è la correzione al rimbalzo di Mango Matiang. Velocissima la transizione di Cremona con Travis Diner, scarico fuori per Saunders che mette a posto i piedi e ancora una volta punisce dalla distanza. Arrivano i primi due anche dall'altra parte per James Blackmon. 5-24, più 21. Qui c'è là l'ennesima grande stoppata della difesa di Cremona, la quarta. 120 secondi del primo tempo di gioco, con la partenza sotto canestro di Diner, Aldridge, Stojanovic, l'extra pass per Peyton Aldridge. Azione da manuale del basket della Vanoli Cremona. Tantissimi errori per Eric Metri. E qui Travis Diner trova un circus shot. La partenza di Saunders che alza la parabola e trova l'appoggio al tabellone. Matiang, vediamo se proverà a sfruttare il mismatch di velocità che ha con il lungo sudanese. Gli tira in faccia da tre punti e trova una bella conclusione della distanza. Diego Monaldi. L'errore di Ancelotti, comunque il recupero per Pesaro che va con il terzo canestro da due punti di Blackmon. Qui l'extra pass, c'è tanto spazio dall'angolo per Peyton Aldridge. Arriva la tripla di Ricci. Torna al successo la Vanoli Cremona, una Vanoli Cremona che dunque rimane al terzo posto solitario in classifica,